Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Hollow Knight. Nel precedente episodio abbiamo fatto una bella chiacchierata con Hornet e poi abbiamo anche trovato il forgiatore di Aculei. Adesso andiamo a tuffarci in quelle stramaledette fogne, ma prima Lanterna Time. Iniziamo! Dunque andiamo lì in alto dal nostro amico Scaracavallo. Cavolo, se è lontano lo Scaracavallo, eh? Wow, guarda quello lì che incornata, si è buttato giù da solo. Wow. Vogliono tutti uccidermi, non è bello. Non è bello essere un piccolo Hollow Knight. Cavolo, se è più forte il mio Culio, eh? Effettivamente è bello forte dopo che il forgiatore ci ha messo le mani. Lì in alto c'è lo Scaracavallo. Quindi lui inizia subito con i suoi grugniti. Qui possiamo dare una salvatina che non si sa mai. E siamo pronti per viaggiare. Dove mi porti, Scaracavallo? Vorrei andare a Pulveria. Let's go. Thank you, Scaracavallo. Thank you very much. Ok, volevo andare al negozio. Ma che cosa diavolo dici? Frammento di maschera, frammento di ricettacolo. Eccola la lanterna. Ok, compriamo prima la lanterna. Finalmente prosciugati tutti i nostri geo. E poi ci sono anche, c'è anche una chiave semplice. Ma non ho soldi a sufficienza in questo momento. E quindi nulla. Vogliamo comprare un frammento di maschera, vediamo che succede. Ah sì, compriamolo. Wow! Ok, non è successo assolutamente niente, quindi non ho una maschera in più perché devo avere, penso, 4 frammenti di maschera per completarne una e per avere una maschera in più lì in alto a sinistra tra le nostre mascherine. Ok, andiamoci a buttare in quella fognaccia. Ci siamo. Wow, ho quasi rischiato di beccarmi un'altra volta le spine dell'ascensore. Eccoci ragazzi all'ingresso delle idrovie reali. Buttiamoci. Guardate, grazie alla mia lanterna. Guardate che figa, si vede anche la lanterna. Hollow Knight ha la lanterna in mano. Quindi adesso vediamo molto meglio anche qui dentro le idrovie. Le idrovie reali. Ora, da qui a dire che ci capisco qualcosa ci passa un bel po', eh. E anche, guarda, dei nuovi mostri. E l'ho mancato chiaramente. Ma si è gonfiato, lol. Ok, ne ho ucciso uno. È il primo che ho ucciso, quindi è stato registrato. E io adesso non so bene dove andare. Wow. Non sono morto per una sola maschera. Qui si è aperta una strada segreta che ho aperto picchiando quel forziere. Sì, però io sono messo male, ragazzi. Cioè, non so dove mi sto avviando e ho pochissimi. Ho soltanto un teschietto. E questo qui chi diavolo è? Guardate, un nuovo incontro di un nuovo insetto amichevole. Vediamo cosa dice. Si chiama Tuck. E dice: non prendere qualcosa se non è tuo. Così dice la legge. Tutto ciò che vedi è mio. Ma non ti arrabbiare, condividerò il mio cibo con te se mi darai dei geo. Altri geo? Non ne ho. Vabbè, 84 te li posso dare, dai. Ok, che mi dai di bello? Questi geo sono miei adesso, non cercare di riprenderteli. Ecco, porta con te questo cibo quando te ne vai. Mi ha dato qualcosa. Che cos'è? Uovo rancido.
un uovo rancido è del cibo. Pare che l'uovo rancido quindi sia cibo. Io posso utilizzarlo l'uovo rancido in qualche modo. Inventario, vediamo nell'inventario. C'ho 3 uova rancide, ma non posso farci niente. Considerato non commestibile, poi tra l'altro, quindi è commestibile soltanto per il nostro nuovo amico Tac. Ok, qui non c'è nient'altro se non quello. Benissimo, ok, piacere di averti conosciuto, Tac. Adesso piacere di morire una volta che uscirò da questa stanza. Oh, ecco, lo sapevo. Stava andando tutto troppo bene. Maledetti palloni. No, no. Ah, l'acqua non è acida. Benissimo, ok, perfetto. Calma, quindi. Maledetti palloni, mi attaccano, mi vogliono aggredire. Andate via. Vai via, vai via. No, ho sbagliato a premere. Mamma mia, stavo quasi per rimorire, ragazzi. Per fortuna quest'acqua non è acida, altrimenti sarei morto di nuovo all'istante. Ok, ho rotto un altro palloncino che mi ha dato le energie giuste che mi servivano. Qui abbiamo raccimolato un po' di geo. Ok, lì in alto c'era qualcosa. Ho perso un po' di dimestichezza con i comandi, con i controlli. Però questi piccoli, questi pesci piccoli non sono un problema. Oddio, questo qui invece sì. Wow, per quanto non mi ha preso. Mamma mia. Quindi di là c'ero già andato, c'è il nostro nuovo amicone. Lì su c'è qualcosa secondo me, eh. No, invece niente. Ok, perfetto, quindi possiamo invicolarci da qui. Dove ci stiamo dirigendo? Wow! T'ho fregato! Mi sono nascosto lì sotto e lo rifarò. No, invece mi ha colpito in pieno. Quei cosi sono terribili, ragazzi. Cioè, fanno un male pazzesco. Cioè, sto morendo di nuovo. Incredibile. Ce n'è anche un altro là. Però c'è anche questo nuovo mostro. Oddio! Ma è pazzo! Fa un sacco di cose, mi è saltato addosso. Devo imparare un pochettino le mosse che fanno questi nuovi mostri che non ho ancora mai incontrato. Ma di nuovo sti cosi. Mamma mia, oh, ma sono una persecuzione. Guarda lì come mi attaccano. Cioè, boh, la mia anima anche. Se pareva, vabbè. Quindi sti cosi li colpisco, si girano e iniziano a saltare. Quindi se li colpisco una volta, oh, guarda, e ho ucciso il loro stesso compagno. Se li colpisco una volta, si gira la testa e iniziano a saltare. Perfetto, chiaro. Panchina da quella parte. Ci fidiamo di questa cosa che ci è stata detta? E qui su cosa c'è? La curiosità è sempre... Oddio! Ho già dimenticato quello che fanno. Ok, anticiparli è la cosa migliore. Non lasciarli troppo fare. Wow, odio questo specie di pipistrellaccio aggressivissimo. C'è qualcosa lì in alto? No, non credo che ci sia niente di più di quello che vediamo. E qui abbiamo fatto, credo, il giro in tondo, ma non lo riuscirò mai a capire. Ma credo proprio che abbiamo fatto il giro. Quindi, dunque, attacchiamo questo totem, tanto giusto per riempirci. La panchina è da questa parte, perfetto. Hello? Sono io? Ho una lanterna, ci vedo. C'è un vermino. Dov'è il vermino? Dov'è il vermino? Ah, ecco, qui sotto. Sbra! No, sono caduto dritto verso... Ah, c'è la panchina! Ho trovato una panchina! Perfetto, possiamo salvare. Sento dei rumori ovviamente pessimi.
Madonna, ragazzi, che paura. Li sentite questi schifo di rumori? Io risalirei un po' su e andrei a guardare tutto quello che abbiamo passato sfondando la parete, perché in realtà sento anche la voce del vermino da qualche parte. No, qui è proprio dove ho rotto. Lì però mi faceva una grande paura. Qui forse è ancora più spaventoso. Ci sono i pesce palla. E lì c'è la traccia di Cornifer. Quindi prima di... Ah, ecco cos'era che faceva quei rumori orrendi. Questa specie di nuovo insettaccio terribile. Chissà quali mosse orrende farà. Vuole tipo risucchiarmi. È orrendo, oddio. Oddio, non muore mai. Si spezza a metà e la sua metà diventa aggressiva e mi attacca sia la parte di sotto del sedere sia la parte della testa. Ma che schifo, è proprio un verme a tutti gli effetti. Non si è svegliato il sedere, eccolo, si è svegliato adesso. Terribile, ma quanto è brutto, ragazzi, che schifo. Pazzesco, questo mondo degli insetti è veramente orrido come quello della realtà. Ok, seguiamo le tracce di Cornifer per trovare la mappa. Vi vedete, no? Lì in alto c'è un foglio, qui in basso c'è un altro foglio. Quindi siamo, credo, vicini. No, sono caduto! Ci sono un sacco di vermi. No, maledizione, adesso come faccio a risalire? Devo forse sfruttare sto pallone? Se ce la facessi. Da dove risalgo adesso? Devo nuotare. Vediamo un po' se trovo un punto dove risalire. Maledizione. Cavolo. Ho fatto un casino, mamma mia. Vediamo se da questa parte c'è un punto dove si può risalire. No. Ho trovato però un frammento di maschera alla grande. E sono due, quindi. Me ne mancano altri due per completare una nuova maschera. Quindi nella sfortuna un po' di fortuna, dai. Però adesso come cavolo risalgo? Devo rifare tutto il giro dall'altra parte. Ok, andiamo a rifare il giro. Ci sono nel frattempo un sacco di nuovi mostri mai incontrati prima, Sento un battito cardiaco. Qualcosa di sempre molto inquietante. Chi apparterrà questo battito? Vi odio, palloncini. Se vado qui sotto arrivo nella stanza di prima. Guardate che scorciatoia che c'era. Non saperlo, si poteva evitare tantissima strada da questa parte. Però adesso io devo saltare col giusto tempismo per tornare su. Oddio, che cos'è questo schifo? E se lo rompo? È un mostro. E c'è qualcosa dentro. Esamina uovo arancido. Quindi una fabbrica di uova arancide. Che schifo, non l'avevo mai vista prima. Veramente bruttissima. No, non ce l'ho fatta. Volevo accorciare la strada. Potrei farcela però. No, non ce la faccio. Ok, devo rifare il giro. Passare da qua, dobbiamo rifare tutta la strada a ritroso. Ok, ci siamo quasi, perfetto da qui. Cerchiamo di non cadere stavolta, quindi di avere un po' meno fretta. Da qua devo cercare di non farmi beccare, oppure di beccare io in anticipo queste cavolo di pesce palla. Ti è beccato di questo e pure questo. Oh, questa mi attacca, cioè è aggressivo, un pesce palla aggressivo. Fa anche abbastanza danno se non sbaglio, ho visto che fa. Cavolo, guarda come si buttano addosso. Oddio, il vermino si è svegliato.
e ha visto, c'ha una specie di detector che forse con il suono, in genere questi vermi del sottosuolo sentono i suoni. Ok, le tracce di Cornifer sono sempre più vicine. Da qui si può salire, forse no, forse è solo scendere. Dai Cornifer, fatti trovare per favore. Ah, lo sento canticchiare. Dovrebbe essere nelle vicinanze. Però è una stanza stracolma di pesce palla, che ovviamente non perdono mai l'occasione di aggredirmi. Sento una musica come se ci fosse qualcosa di pericoloso qui. Io vorrei il mio amico Cornifer, ragazzi, magari mi lasciate in pace. È lì? Però, ah ok, è tutto chiuso, quindi devo semplicemente, credo, far fuori tutti questi dannati pesce palla. Ne manca solo uno che si è nascosto lì sotto, credo. E infatti si è aperta la via e lui dovrebbe essere da qui. Sì, giù non credo. Ah, guarda quanti geo, meglio prenderli. Da qua. E poi dove sei? Questo qui ci può essere sempre utile. Non so cosa ho fatto, ma ho fatto qualcosa. Eccolo qui, ragazzi. Perché ottimo. Perché non escuce? Ha detto Cornifer. È l'unica cosa comprensibile che ci abbiano mai detto questi insetti fino ad ora. Oh oh oh, non sono affascinanti queste idrovie? Un labirinto di tubi e tunnel. Non potrei chiedere di meglio per mettere alla prova il mio talento. È tutto così ordinato e ben progettato. Niente a che vedere con quelle caverne grossolane e irregolari. Ah, purtroppo però la mia proboscide mi dice che le caverne fungine sono qui vicino, il che significa che la mia umida avventura è giunta al termine. Immagino di poter considerare completata questa mappa. La vuoi acquistare? Assolutamente sì, amico mio. Qui da questa parte, come vedete, anche lo sfondo è molto più simile alle caverne fungine, quindi saremo in un punto dove ci si va a ricongiungere appunto con le caverne fungine. Qui si cade e si torna indietro e da lì a sinistra si va alle caverne fungine. Vediamo in che punto delle caverne fungine qui a sinistra. Vediamo precisamente in che punto, ragazzi. Lì in basso c'è qualcosa. Questa io l'ho già presa, è dove ho preso l'abilità dello scatto. Quindi non mi sono per niente accorto che qui c'erano le idrovie quando ci sono passato la prima volta. Beh, ok, io direi di raggiungere una panchina, che è quella lì dritto davanti a noi, e salvare il gioco. Ok, qui è dove siamo caduti. Salviamo il gioco, mettiamoci al sicuro e direi che per oggi possiamo fermarci qui. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi nei commenti e spaccate quel pulsante like. Ciao!